Avanti te, Luciana. Direttore, un riconoscimento nella sua Toscana. Ah beh, passo dalla Firenze del sud a quella del nord, vicino a quella del nord, quindi sempre humus che avverto, che sento e che mi fa stare bene, devo dire la verità. Beh, sì, un riconoscimento per quello fatto con la primavera, arrivando ad essere campioni d'Italia, come responsabile di questa primavera, mi ha molto gratificato questo obiettivo che abbiamo raggiunto, importante, perché nel ritornare a Lecce dopo 19 anni l'avevo lasciata campione d'Italia con sei titoli precedenti anche, ritrovarla in A2 e poi riportarla in A1 e portarla dove l'avevo lasciata veramente mi ha inorgoglito molto, devo essere sincero. Direttore, le posso chiedere perché la scelta di Roberto D'Aversa, nuovo tecnico del Lecce? Sono venuto qui per la prima. Se mi vuole mi rispondi. Sì. No, perché quella primavera, abbiamo detto, fa parte la primavera della fine di un ciclo, no? Perché, come ho detto prima, siamo partiti nel trovarla in A2 ed è arrivata in A1 con la prima squadra, e quindi entro nel merito. L'ho ritrovata non dove l'avevo lasciata, in Serie A, l'ho ritrovata in B, ho fatto un ciclo, l'abbiamo riportata oggi è in Serie A con Bravo, è stato Baroni, e insieme abbiamo fatto un percorso vincendo il campionato di B e quello di A. Poi è logico che quando si finisce un ciclo ognuno fa delle considerazioni. Noi abbiamo aspettato che il mister facesse le sue, perché era nostra volontà continuare ancora un altro ciclo con lui. Poi quando ci si siede non è per mancanza di stima o per fiducia, ci possono essere anche altri motivi come quelli economici che ti possono portare a non esaudire quello che ognuno di noi si aspetta dopo aver fatto qualcosa di importante, solo questo. Ma con Marco siamo rimasti grandi amici, io lo sto aspettando e lui non vede l'ora di rivedermi per abbracciarci. Quindi questa scelta di D'Aversa è figlia di aver dovuto pensare a un ricambio. E Roberto è un ragazzo che ha avuto come giocatore a 18 anni, 19, quindi a Casarano, lo conosco bene, so che può essere inizio di un altro ciclo con lui che possa portarci a raggiungere un'altra impresa della nostra salvezza, perché le nostre salvezze, come sapete tutti, come anche ha detto il mio presidente, nel ritornare io a Lecce l'obiettivo primario era quello di un riequilibrio finanziario, economico, perché c'era un Bebe che doveva riequilibrare, non si aspettava nessuno dei risultati, però abbiamo ottenuto sia con la primavera che con la prima squadra risultati. Ricominciamo un altro con D'Aversa, speriamo che possa portare bene anche con lui quello che abbiamo fatto sino adesso. Allora, il Lecce ha fatto una stagione straordinaria, due dei pezzi pregiati messi in mostra quest'anno sono sicuramente Yulman e Baschilotto, se ne parla anche in orbita fiorentina, gliele hanno chiesti, ha parlato per caso con la dirigenza Viola? Beh, noi, devo essere sincero, riuscire a compiere quell'impresa che abbiamo compiuto è figlia veramente di aver avuto dei ragazzi all'altezza della situazione, quindi Baschirotto e Kuhlmann sono, insieme ad altri che abbiamo in rosa, sono appetito di diversi club, e quindi ci sta che alla Fiorentina abbia potuto pensare anche a loro, però dal dire al fare poi c'è di mezzo il mare. Ecco, vero questo interesse del Lecce per Terracciano, sempre che la Fiorentina la voglia cedere? Terracciano, mi fai ricordare il giorno che l'ho portato, a parametro zero dall'Empoli, nello scambio con Dragoschi, quindi in prestito all'Empoli. Si è rivelato un pensiero importante, tanto è vero che sono passati anni da quel giorno e oggi titolare della Fiorentina, protagonista per quelle che sono state quest'anno gli obiettivi che ha raggiunto. Quindi, però
se ne parla, ma è un giocatore della Fiorentina e credo che solo pensieri mediatici come tanti altri che questi giorni possono uscire. Ecco, ti chiedo se ci saranno delle cessioni per il Lecce, saranno cessioni che potranno portare nelle casse un bel gruzzolo, e poi è stato accostato al Lecce anche Augello, c'è qualcosa di verità? No, noi, come ho detto prima, abbiamo un obiettivo primario che non è quello di raggiungere obiettivi sportivi. Il nostro obiettivo primario, come ha detto, ripeto, il mio presidente più volte, è quello di un riequilibrio finanziario. Non è ancora terminato, non è ancora terminato, dovrà continuare ancora quest'anno, e quindi diciamo che il mercato nostro dovrà essere ancora figlio più di idee, di virtuosismo, di capacità intuitive che di euri. Sì, Augello non vuol dire niente, ho già risposto. Tutto lei conosce il mercato come le sue tasche, crede che quella dell'Arabia Saudita sarà una bolla come abbiamo visto ad esempio con la Cina, o un elemento che stravolgerà un po' come siamo abituati a conoscere il mercato oggi in Italia? Io devo essere sincero, sono mercati dove, sino a che, come lo era prima, erano mercati che andavano ad esaurire percorsi di grandi nomi, no? A terminare la loro carriera solo per le casse di questi calciatori alla fine. Oggi sta diventando invece un mercato che può essere ricchezza anche per i club, perché vedo che nelle cessioni portano dentro cifre importanti, quindi fino a che arrivano somme importanti, credo che sia un bene per tutti. Direttore, solo una cosa su Yulman, visto quanto è cresciuto nell'avventura a Lecce, questo giocatore che può fare la Champions League? Sì, io penso che lui non ha limiti, è un ragazzo che può giocare in qualsiasi top club mondiale, perché questo lo dico non per vanità o perché è un mio calciatore, lo dico perché ci credo veramente, come ci ho creduto il primo giorno che l'ho preso. L'avete pagato poco più di 100.000 euro, oggi quanto vale? Proprio perché abbiamo fatto un grande investimento, chiediamo una cifra importante. Grazie.